Esatto, registri già, poi dopo Sì, te lo sì, comunico. sono già partito a registrare. Va bene, quando sei pronto, dopo, intanto io adesso faccio una, siamo in 11, momentaneamente si aggiungerà ancora qualcuno. Grazie Thomas, ti ringrazio già prima di iniziare per aver accettato il nostro invito collaborativo, come sempre, il gruppo Strofili di 100 con la sezione area di Ferrara, nonché Thomas è radioamatore anche lui. E quindi portiamo avanti questi progetti condivisi di unione per fare crescere tutte le nostre cose. Stasera serata di Radio Natura, dove per me è tutto cieco, anche per me, quindi la seguirò con attenzione. Thomas, è tutto ok? Lascio la parola a te. Benvenuto, buona serata e a te la parola. Bene, allora, buonasera a tutti. Appunto, io sono Thomas, faccio parte degli Strofili Centesi, come ha detto anche Zan, sono anche radioamatore con la sigla IO4HLH. La radio la utilizzo, soprattutto utilizzo VHF, però insomma, l'utilizzo che ne facciamo noi è un utilizzo molto mirato sempre al discorso dell'osservatorio. Infatti nasce un po' lì il discorso radioamatore. È iniziato col discorso ISS. E quindi ecco che poi alla fine sono venuto in contatto poi con Gian, con la sezione, con tutti quanti, è nata questa bellissima collaborazione. Quindi assolutamente. Questa sera allora vi parlerò di quello che è Radio Natura, cioè un qualcosa che si trova a metà via tra quello che è appunto l'osservatorio e quello che è quindi la parte di astronomia, osservatorio, studio della Terra e la parte appunto di radio. Quindi direi che sia l'argomento giusto, un argomento un po' particolare, diciamo molto di frontiera. Adesso partiamo con una presentazione. Ho preparato una presentazione. Sono solo 500 slide. No, sto scherzando. Sono una ventina di slide, non di più. Allora, qua pronti, via. Vediamo di condividere lo schermo. Share screen. Ok, mi dite se vedete, per cortesia. Perfetto. Perfetto, va bene. Allora, come vedete sopra, si parla di Radio Natura, ma questa volta la scritta è Try This at Home. Quindi provatela a casa perché stasera doveva essere una serata che avremmo trascorso tutti assieme in sezione, ma purtroppo con questa rottura di scatole del Covid non abbiamo potuto. Perché era una serata dove assieme avremmo poi fatto anche alcuni esperimenti. E quindi era Try This at Home, provatelo a casa, anche perché è bellissimo utilizzare Radio Natura e non servono grandi strumenti, insomma, per fare questo tipo di studi. Io tutte le presentazioni sono abituato ad aprirle o con delle frasi famose o con delle immagini. Ovviamente l'immagine di questa sera troviamo un San Francesco che effettivamente rappresenta il collegamento tra l'uomo e la natura, un po' come Radio Natura, appunto. San Francesco rigorosamente del Guercino, in quanto di 100 è stato scelto quello del Guercino. E invece sulla destra si trova un'immagine New Age, che comunque anche il discorso New Age riguarda sempre il contatto dell'uomo con queste forze un po' trascendentali della natura. Detto questo, io questa sera avrei voluto farvi vedere quello che è l'elettricità statica, perché si parte un po' tutto da qua. L'elettricità statica è un qualcosa che forse conoscete, era già conosciuto più di 3.000 anni fa dai greci. Si sapeva che strofinando l'ambra, questa poteva attirare piccole pagliuzze, piccoli corpi. È una cosa che oggi possiamo fare tranquillamente, non con l'ambra, magari che è molto costosa, ma però lo possiamo fare con il PVC. Il PVC di una canalina, se ben strofinato, è in grado appunto di generare queste cariche elettrostatiche. Avremo poi insieme fatto qualche esperimento, attirato qualche pezzettino di carta, mi ero già preparato un elettroscopio, come si vede qua nel lato destro. E avremo potuto un attimo studiare assieme che cos'è la carica elettrostatica, quindi la carica elettrica, e cercare di capire, insomma, di dargli una collocazione, perlomeno non di spiegarla sotto il punto di vista di formule, ma proprio di prove pratiche, che purtroppo qui non si riesce. In ogni modo, è una cosa che potete provare anche voi a casa, sicuramente l'avete fatto 1.000 volte, quello di utilizzare una piccola penna fatta di plastica, la sfregate su un maglione e poi provate a tirare piccoli pezzettini di carta, come appunto si fa vedere qua, o altrimenti vi potete anche costruire un piccolo elettroscopio, come quello che vedete, un elettroscopio magari a foglia non d'oro, ma con un po' di cookie fatto in casa, e si vede appunto il discorso delle cariche elettriche, positive, negative, eccetera, eccetera. E si inizia a capire un po' che cos'è l'elettricità statica, quindi la carica di per sé.
che appunto si divide in carica negativa e in carica positiva. Avremo poi continuato la serata tutti assieme, giocando un po' con i magneti, le calamite, le bussole. Insomma, avremo incominciato a vedere che ci esistono dei pezzettini di materiale che si chiamano appunto calamite, che conoscete sicuramente, sono in grado di attirare piccoli pezzi di nickel, piccoli pezzi di ferro, insomma tutti i materiali ferromagnetici. E poi ovviamente la bussola che è in grado di orientarsi secondo il campo magnetico terrestre. È rimandato, Thomas, scusami, tutto rimandato. Dopo tutto rimandato, ma lo faremo assieme, perché sono giornate dove poi ci si diverte. Io queste cose le faccio anche con gli studenti, le faccio anche con i ragazzi, quindi di solito vengono bene e sono sempre molto divertenti, ve lo posso assicurare. E avremo visto un attimo che cos'è il magnetismo. Diciamo che fino a qualche tempo fa, torniamo indietro di qualche centinaio di anni, il discorso magnetismo e il discorso elettricità erano due cose separate. Erano due cose che non si capivano bene. Finché qualcuno, nel caso anche Faraday, Maxwell, eccetera, eccetera, prima Faraday, Lenz, poi via via Maxwell e avanti, e scoprirono, misero assieme equazioni, misero insieme esperimenti, misero insieme tante prove, e scoprirono che appunto elettricità e magnetismo poi alla fin fine condividevano una natura abbastanza comune. Nel senso, fu scoperto inizialmente, come vedete nell'esperimento qua sotto, che facendo scorrere della corrente elettrica era possibile generare un campo magnetico. Interessante questa cosa, perché legava in qualche modo l'elettricità al magnetismo. Però nel tempo si scoprì anche che il campo magnetico, purché variabile, quindi il campo magnetico doveva variare, poteva in qualche modo indurre una corrente elettrica all'interno appunto di un conduttore. Quindi se una corrente poteva in qualche modo generare un campo magnetico, un campo magnetico tipo variabile poteva generare una corrente variabile. Ecco che allora a questo punto, penso che qua se avessimo fatto gli esperimenti assieme sarebbe venuto anche abbastanza naturale poi capire il passo successivo. Se io faccio variare una corrente, ottengo un campo magnetico variabile. Se faccio variare un campo elettrico, ottengo un campo magnetico variabile. Se faccio variare un campo magnetico, ottengo un campo elettrico variabile. Ecco che allora qui capite che esiste, per così dire, un effetto concatenato dove la variazione di un campo elettrico crea un campo magnetico, quindi un campo elettrico che varia, genera un campo magnetico variabile. E un campo magnetico variabile genera un campo elettrico variabile. Ecco che allora, se io inizio a far variare una carica, quindi se premo una carica elettrica e la inizio a spostare per io a destra e a sinistra, genera un campo elettrico variabile e al contempo genera anche un campo magnetico variabile, che a sua volta genererà un campo elettrico variabile, che genererà un campo magnetico variabile, e via via così, in questa sequenza infinita. Quindi avremo creato in quell'istante lì un'onda elettromagnetica. Quindi l'elettromagnetismo ci fa capire che se io faccio variare, e lo ripeto perché deve essere chiaro, se faccio variare un campo elettrico, ho un campo magnetico variabile, e poi di conseguenza l'uno sull'altro. E si viene a creare quello che vedete qua sulla destra, quindi un'onda elettromagnetica. Questo detto in termini molto, molto veloci, molto spiccioli, magari si può parlare una vita sui campi elettrici, sui campi magnetici, sulle correnti di spostamento, eccetera, eccetera. Però ecco, in breve, ecco, questo è un po' quello che andremo a vedere stasera. Quindi l'elettromagnetismo, il campo elettrico, il campo magnetico e l'elettromagnetismo. Bene. Quello che vedete qua sotto è uno spettro elettromagnetico. Lo spettro elettromagnetico non è altro che un diagramma nel quale viene divisa l'onda elettromagnetica. Le onde elettromagnetiche vengono divise in base alla loro frequenza o in base alla loro lunghezza d'onda. È la stessa identica cosa. Allora, sulla destra, qua, sulla parte destra, vedete il puntatore? Sì? Sì, vede tutto, okay. Vediamo tutto. Perfetto. Allora, sulla parte destra vedete che ci sono le frequenze più alte, quindi le onde
di lunghezza più corta e fanno parte di quelle che sono appunto le onde elettromagnetiche ionizzanti. Gli ionizzanti che appunto abbiamo raggi gamma, raggi X e una parte degli ultravioletti. Ionizzanti cosa significa? Che queste onde, questo fotone, ha abbastanza energia per poter in qualche modo interagire con i legami delle molecole. E quindi sono appunto in grado di strappare degli elettroni agli atomi oppure di modificare la forma delle molecole. Quindi queste sono onde molto pericolose, perché modificare le molecole significa modificare anche le molecole di origine biologica. Quindi se si è esposti a questo genere di onde, insomma, è pericoloso, perché le proprie molecole del proprio corpo vengono in qualche modo danneggiate, insomma, variate. E via via si scende, si arriva a quella che è la parte del visibile. La parte del visibile è la parte che utilizziamo noi all'osservatorio per appunto per guardare all'interno di un telescopio, tutta la parte visibile, dei colori, diciamo così, quello che noi vediamo. Scendiamo ancora, arriviamo alla parte di infrarosso, quelle che sono la parte termica, diciamo, quindi tutta la parte di infrarosso, e finalmente si arriva a quelle che sono le radioonde. Le radioonde che vanno dalle più alte, da quelle che sono le microonde, via via, le radiofrequenze, fino alle LF. Le LF che sono ancora quelle dei 100 kHz, 150 kHz, eccetera, eccetera, eccetera. Poi c'è una parte qua in basso, dove vedete che sono questi pali della luce, la corrente elettrica, e in fondo c'è il mondo. Qui c'è la parte appunto di radionatura, cioè le VLF e le ELF, che assieme appunto sono le very long frequency, le very low frequency e le extra low frequency. Quindi sono la parte di radionatura, dove qui avvengono le cose, insomma, da qua si possono captare quelle che sono le onde elettromagnetiche generate dalla natura. Ecco, prima di andare avanti qua, io vorrei un attimo interrompere, vorrei farvi vedere un video, speriamo che si veda. Allora, il video è questo qua, ditemi se sentite l'audio. Allora, vediamo se parte. Non si sente l'audio. Ok. Allora, c'è il volume basso a destra. Vediamo se lo sentite così. Ufficiali in testa ai reparti, pronti per l'attacco. Salaria! Salaria! Beh, penso che l'abbiate sentito. Questo è importante che l'abbiate sentito, perché dopo ne ho altri di cose da farvi sentire, quindi guai mai se saremo piantati. Allora, questo è un assalto alla baionetta. E voi direte, cosa c'entra un assalto alla baionetta con radio natura? C'entra come, ragazzi? C'entra come, perché vi faccio vedere. Questo è un assalto alla baionetta della Prima Guerra Mondiale. Voi sapete che ogni guerra praticamente ha le sue armi, e nella Prima Guerra Mondiale una delle armi più terribili era la mitragliatrice. La mitragliatrice era un oggetto grosso, pesante, di oltre 30 kg, che veniva di solito, non è come la mitragliatrice moderna che viene utilizzata a braccio, diciamo così, e veniva posizionata vicino a quelle che erano le trincee e poi sparava come 100 fucili. E quando si avvicinava, che c'era l'assalto del nemico, la mitragliatrice falciava i fanti che mano a mano venivano avanti. Quindi la Prima Guerra Mondiale è un momento dove la guerra praticamente è ferma, è una guerra ferma sul fronte. Se fate anche caso, andate a vedere, il fronte della Prima Guerra Mondiale è abbastanza fermo. E si muove di pochi chilometri, riusciamo a prendere, per dire, italiani e austriaci prendono il San Michele, Monte San Michele, vanno avanti, è una grande conquista. Poi ci sarà infatti la disfatta di Caporetto, dove dovremo retrocedere di centinaia di chilometri. Però di solito, ecco, si andava avanti di pochi chilometri, si prendeva la trincea nemica, si andava avanti, poi si ritornava indietro e il fronte grosso modo sta fermo lì. Chi c'era nella Prima Guerra Mondiale? Beh, nella Prima Guerra Mondiale era una guerra non solo fatta dai contadini, I contadini erano stati reclutati per fare i soldati, però c'erano anche delle persone che avevano studiato, tanta gente che aveva studiato, che erano degli interventisti, cioè gente che credeva nell'intervento, in questo caso dell'Italia, in guerra,
contro l'Austria. Quindi era tutta gente che veniva comunque da istituti tecnici, dalle università, ce n'erano un po' di tutti i tipi. Vi consiglio di leggere il libro di Lussu, Emilio Lussu, che è Un anno sull'altipiano, parla appunto della guerra sull'altipiano di Asiago. Infatti il film provano ad andare avanti e non sfondano, e tornano sempre indietro, quindi è una guerra di posizione. E a pochi metri da loro c'è la trincea nemica. Le prime linee distano di solito pochi metri. Io sono andato con mia figlia, siamo andati sul Monte Zugna, che è qui in Trentino, e sul Monte Zugna le trincee distavano appena 40 metri, quindi la prima linea italiana distava 40 metri dalla prima linea austriaca, quindi vicinissimo. E di solito non si andava mai oltre 100 metri, quindi erano veramente attaccate. Quindi le prime linee parlavano con le retrovie dalle quali ricevevano i comandi tramite questo oggetto che vedete qua sulla destra, che è il telefono da campo. Fu scelto il telefono da campo perché appunto per l'epoca la radio non era un oggetto, diciamo così, maturo, era ancora abbastanza acerba. Insomma, quindi il telefono da campo era più affidabile. Come funzionava un telefono da campo? Il telefono da campo era questa scatolina e si girava la manovella per chiamare il comando, ma funzionava, diciamo, sì, funzionava con due fili, però funzionava esattamente con un filo solo fisico, perché l'altro filo era la terra. Allora, il filo che veniva steso, lo vedete qua sulla sinistra, questi sono dei soldati che stanno riparando delle linee, erano fili fatti di una lega, che ovviamente doveva resistere un po' ai bombardamenti, a queste, insomma, alle intemperie, ed erano delle vere e proprie opere d'arte, perché i fili erano ricoperti di tessuto, e questo tessuto era cerato. E quindi il filo doveva stare sollevato da terra, perché sì, hai voglia cerarlo, però insomma non è un bel filo in silicone come quello che abbiamo al giorno d'oggi. Sono fili che comunque sia si inzuppano, si bagnano, quindi dovevano stare sollevati, come vediamo qua in questa fotografia. Ed erano molto costosi, talmente costosi che appunto se ne usava uno solo di fili. L'altro filo, il ritorno, era fatto lungo la terra. Quindi si picchettava per terra uno dei due capi e una volta picchettato si usava un solo filo per trasmettere il messaggio. E la corrente praticamente girava in questo modo. Allora cosa succede? Che gli italiani, come dicevo, non erano solo contadini, c'era anche gente che aveva studiato, e decidono di costruire, insomma, essendo lì sul campo, costruiscono una cosa bellissima, che è questo, l'intercettatore Gorizia. L'intercettatore Gorizia fondamentalmente è un amplificatore audio, un amplificatore a valvole audio, fatto un po' alla Benelio, con la tecnologia che c'era, con quello che si poteva trovare, e costruiscono questo circuito. Come vedete qua ci sono le cuffie che si indossavano, come quelle che ho io, e poi qua davanti dove ci sono i due capicorde, insomma qua del trasformatore, si collegavano due fili nel terreno. Quindi si picchettava un filo a destra e un filo a sinistra nel terreno alla distanza di circa 20 metri, quindi circa una decina di metri per lato. In questo modo cosa facevano? Con questo amplificatore era possibile ascoltare la corrente elettrica che i nemici disperdevano nel terreno, perché il secondo filo, come dico, il ritorno era al terreno. E al tempo stesso questo amplificatore costituiva con i due fili, con i due bracci, un'enorme bobina, quindi un'enorme antenna, che andava a captare anche la parte magnetica che il filo sollevato dalla terra, come quello che vediamo qua in fotografia, praticamente generava intorno a sé. Quindi il nemico parlava al telefono, disperdeva nel terreno, ma disperdeva anche nell'aria, campo elettrico e campo magnetico, che l'intercettatore andava ad ascoltare. Quindi alla fine era un amplificatore audio con due picchetti collegati a terra. Ed è qua che nasce Radio Natura. È qua che nasce Radio Natura perché una volta finita la guerra, i soldati ritornano dal fronte e via via inizia la vita abbastanza normale, insomma, riprende la vita. E molti di questi soldati dicono di aver sentito all'interno degli intercettatori, nei telefoni da campo, oltre alla voce del nemico, sentivano dei suoni strani, ma lì sul momento nessuno ci faceva caso, stavano bombardando, quindi c'era altro a cui pensare. Dopo, ripensando, si dicono, sì, effettivamente, sentivamo dei suoni strani. Che suoni strani sentivano? Sentivano questi qua, quelle che si chiamano le sferiche, le statiche, i twix, che sono i 5T, e i whistle, che sono i fischi. E io adesso vi farei sentire alcune di queste registrazioni,
che sono registrazioni fatte in modo moderno, appunto con un amplificatore audio di Radio Natura, appunto, perché Radio Natura si fa con un amplificatore audio, e i collegamenti fatti a terra. Adesso vediamo se riusciamo. Allora, ditemi se sentite bene oppure no, vi faccio sentire innanzitutto un Twix. Questo è il cinguettio. Si sente? Questo è un cinguettio, appunto. Poi, tra questi, abbiamo questi, siamo visto dei fischi. Sentite. Ecco che cosa sono questi rumori che si sentono? Perché un amplificatore audio deve captare questo genere di rumori? Beh, perché la natura genera delle onde elettromagnetiche, appunto. Ci sono delle cariche che si spostano, come abbiamo detto prima. Queste cariche spostandosi generano un campo elettromagnetico, via. Queste sono variabili, quindi. E cosa sono queste cariche? Beh, nel fatto delle sferiche, che le sentite molto spesso anche nelle vostre radio, questi chic-chac, soprattutto in onde corte, sono praticamente sono dei fulmini, sono delle cariche elettrostatiche che si formano nell'alta atmosfera e quindi si scaricano verso terra. Scaricandosi verso terra, appunto, si ha una corrente elettrica variabile, perché è un impulso, quindi è variabile, e di conseguenza si ha anche, appunto, un impulso magnetico e via via così, quindi un impulso elettromagnetico che viene captato dalla nostra antenna. Vi ricordo una cosa, che quando si parla di radio natura si parla di onde che vanno praticamente da 0 Hz, quasi da 0 Hz, fino a 30 kHz. Quindi uno dice, beh, sono solo 30 kHz. È vero, sono solo 30 kHz, ma all'interno di quei 30 kHz ci sono diversi ordini di grandezza, perché da 3 Hz a 30 Hz c'è un ordine di grandezza, così come da 30 a 300, da 300 a 3000, da 3000 a 30.000. Quindi gli ordini di grandezza sono tanti all'interno di Radio Natura. Un ordine di grandezza, per farvi capire, potrebbe essere da 50 MHz a 500 MHz. Quindi solo perché sono piccoli, diciamo, gli ordini di grandezza come in assoluto, sembra che siano, non dice, sono solo 30 kHz. In realtà sono frequenze molto diverse tra di loro. E quindi quando il fulmine non scocca più nella vicinanza, come abbiamo visto, ma scocca più lontano, esempio, oltre 2000 km, come nel caso del Twix. In questo caso qua, le onde arrivano in maniera diversa l'una dall'altra. Quindi 3 Hz arriveranno in modo diverso dai 30 Hz o dai 300 Hz, visto che hanno comportamenti molto diversi. E quindi poco alla volta incominceranno a sfasarsi. Ed ecco che quello che è la scarica, che di solito noi sentiamo che tic 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 tic, inizia a essere già una specie di sfrigolio, di cinguettio, ci sento una cosa di questo tipo. O addirittura quando questi fulmini sono generati molto lontano, e si parla quindi di 15.000 km per dire, in questo caso abbiamo questi fischi. Cioè praticamente sono delle onde, delle frequenze che arrivano prima e delle frequenze che arrivano dopo, e quindi si sente questo sfasamento e dà origine a questi fischi. Quindi questi sono fulmini, sono correnti elettriche, non sono per forza fulmini come li intendiamo noi, quelli vistosi con la luce, con il tuono, possono essere anche di quelli. Ci sono anche altri fulmini più leggeri che magari quasi non si vedono, che però con un sistema come Radio Natura è possibile ascoltare. Una cosa interessante è stata quando, ecco qua vi faccio vedere, quando ho captato, per dire un fulmine che l'ho captato qui a casa mia. A casa mia ho utilizzato un ricevitore Radio Natura, che dopo vi farò vedere come funziona, e ho captato durante un temporale, ho captato un fulmine che è caduto abbastanza vicino a casa. Ecco, vedete, questo sotto che vedete è uno spettrogramma, ovvero è la divisione da un lato nel tempo in modo verticale e a livello orizzontale invece per frequenza. Vedete un fulmine quante frequenze ha, essendo un impulso, ovviamente, se andiamo a fare un'analisi di Fourier, ci salta fuori che abbiamo un'esagerazione, abbiamo quasi infinite onde che lo compongono, quasi infinite frequenze.
E quindi ecco che in questo caso qua il fulmine occupa tutto quello che è praticamente lo spettro di radio natura. Quindi quando scocca un fulmine si generano tutte queste frequenze che rimbalzano in modo differente e arrivano ai nostri ricevitori in modo diverso. Ecco qua, volevo un attimo parlarvi di quello che è la risonanza di Schumann. La risonanza di Schumann appunto si chiama così appunto perché il fisico Schumann fu quello che la calcolò. Non la misurò perché riuscire a misurare la risonanza di Schumann vi posso assicurare che non è facile, ci vuole uno strumento abbastanza sensibile e soprattutto stiamo parlando di risonanze che vanno di frequenza dell'ordine dei 7 Hz, quindi 7 Hz non sono facili da rilevare, ecco, diciamo così, perché si mescolano molto con quello che è il rumore umano. E cosa disse il signor Schumann? Il signor Schumann disse, se noi facciamo scoccare una scintilla all'interno praticamente nella Terra, quindi quello che è un fulmine, tra la ionosfera e la Terra praticamente abbiamo una guida d'onda. Come ho detto, è una guida d'onda. Una guida d'onda richiusa su se stessa e quindi può risuonare ed entra in risonanza. Quindi io calcolo quant'è la lunghezza e ottengo che appunto ci stanno esattamente 7,83 lunghezze d'onda. E quindi sono 7,83 Hz all'interno di questa fascia, che la vedete qua, che è questa parte qua. Esiste? Sì, esiste, al giorno d'oggi è misurabile, l'hanno misurata, c'è davvero. I fulmini quando scoccano, eccitano il campo elettromagnetico, quindi si genera questa onda elettromagnetica che rimane intrappolata tra la ionosfera e la Terra e quindi oscilla circa a 7 Hz e 83. Interessante, qua andiamo, invece parliamo di un qualcosa, e la frequenza c'è, l'onda c'è, è ricevibile. C'è qualcuno che pensa che questo genere di onde a 7 Hz rappresenti una specie di master clock per quelli che sono gli esseri viventi. Cioè gli esseri viventi sono in grado in qualche modo di sentire questa frequenza e quindi questa frequenza in qualche modo li coordina, quindi coordina le loro fasi della vita, come fosse un master clock. Ecco, di questa cosa qua non c'è nulla di dimostrato, anche se effettivamente alcune cose fanno pensare, però a livello scientifico dimostrato non c'è niente, quindi siamo tra la scienza e Vannamarchi, qua in mezzo. Però sembra che però effettivamente ci siano delle verità. Non si può escludere, non si è capito ancora esattamente nel profondo come funziona questa cosa degli esseri viventi rispetto alla frequenza di 7 Hz e 83, però come dico, alcuni esperimenti hanno portato alla luce cose interessanti. Però non c'è nulla di consolidato. Quindi ecco, radio natura è anche questa. Radio natura è praticamente la natura che parla con l'uomo, in questo caso sta parlando tramite i fulmini, la ionosfera e la Terra. In qualche modo interagiamo con la natura. Cos'altro abbiamo? Abbiamo anche quelle che sono le aurore polari. Le aurore polari sappiamo che la Terra, che l'avremo visto con la bussola, ma l'avete visto anche voi, lo sapete, la Terra ha un campo magnetico, questo campo magnetico è molto intenso, avvolge l'intero pianeta Terra ed è molto importante perché è una protezione magnetica contro quelli che sono le tempeste solari. Il Sole ogni tanto fa le bizze, non adesso, adesso c'è solo una macchiolina solare piccola piccola, però ogni tanto quando si dà da fare il Sole fa le bizze e rilascia, diciamo così, rilascia parte della fotosfera tramite le macchie solari che si spaccano, le macchie solari all'interno c'è un campo magnetico, appunto diventano nere perché in realtà si sono raffreddate, a un certo punto si spaccano, in quel momento viene rilasciato parte della fotosfera, che viaggia a velocità altissime, materiale molto carico, si parla di massa, non sono raggi, è massa. Questa massa arriva e investe quello che trova sulla strada. Fortunatamente noi abbiamo il nostro bel campo magnetico che ci protegge da questo, da queste particelle, e però al tempo stesso voi sapete che il campo magnetico e il campo elettrico lavorano assieme e quindi lo devia e queste particelle rientrano in quello che sono i poli, quindi particelle carichissime inviate dal Sole rientrano nei poli. Perché rientrano nei poli? Perché nei poli è il punto dove praticamente il campo magnetico entra all'interno della Terra e quindi vengono accompagnate all'interno della Terra, dove incontrano l'atmosfera e quando sono a contatto con l'atmosfera ecco che generano queste bellissime aurore boreali.
Le aurore sono praticamente atomi dell'atmosfera che vengono ionizzate dalle particelle del Sole. Quindi queste particelle carichissime arrivano, ionizzano gli atomi. Ionizzare significa strappare un elettrone, in questo caso strappano un elettrone da quelli che sono gli atomi di azoto, di ossigeno, di quello che c'è insomma nell'atmosfera. L'elettrone viene strappato e poi rientra, ovviamente torna nuovamente a far parte dell'atomo, insomma le due cose tornano nuovamente in equilibrio, i due ioni positivo e negativo tornano in equilibrio e si ha nuovamente quindi l'atomo neutro e poi va avanti così, quindi si genera sempre questa cosa. Ovviamente quando abbiamo uno spostamento di cariche, di conseguenza abbiamo visto prima, un campo elettromagnetico, quindi cariche che si spostano, cariche che variano, campo elettromagnetico uguale campo elettromagnetico, quindi onde elettromagnetiche. Onde elettromagnetiche che anche queste possono essere captate dai ricevitori di radio natura. Io ne ho qualcuna, qua ve la vorrei far sentire, stesso discorso di prima. Questa è una aurora boreale. Sentirete un sacco di particelle, diciamo così, sono innumerevoli particelle che praticamente entrano a contatto con quelli che sono i gas dell'atmosfera. Sente bene, posso parlare anche così, guarda. Come dicevo, queste particelle che entrano in contatto con i gas dell'atmosfera, appunto, liberano tutta questa energia elettromagnetica che appunto è captabile da quelli che sono i ricevitori di radio natura. Quindi in questo caso stiamo utilizzando anche qui un'onda elettromagnetica per riuscire a capire meglio la natura. Per noi che siamo astrofili, la cosa importante perché ci fa capire molto bene anche l'attività del Sole, come si sta comportando. Quindi non solo lo osserviamo tramite i nostri telescopi, guardiamo se ci sono le macchie solari, la dimensione e le misuriamo, ma possiamo anche avere un qualcosa in più per capire se appunto il Sole sta inviando anche questo tipo di energia verso la Terra e quindi è captabile tramite radio natura. Cos'altro abbiamo? Radio natura non si ferma a quelli che sono la parte dei fulmini o la parte del Sole, ma va a vedere anche quella che è la parte relativa alla Terra. Voi sapete che nel terreno, il terreno è composto di varie rocce, di vari minerali, ed è presente in buona quantità anche quello che è il quarzo. Il quarzo che è un elemento piezoelettrico. Come sapete, piezoelettrico significa che se io in qualche modo mi perturbo la forma, quindi lo schiaccio, lo modello, questo genererà un campo elettrico. E al tempo stesso, se io gli fornisco quindi una tensione, lo vado a deformare. Quindi funziona in tutti i modi, come i quarzi appunto che si usano all'interno delle radio. Quindi cosa succede? Durante i movimenti delle placche tettoniche, questi cristalli di quarzo in qualche modo vengono schiacciati, vengono compresse delle pressioni inimmaginabili, perché le pressioni sono altissime. E quindi queste generano delle correnti che scorrono nel terreno. Poi a un certo punto, quando si ha il terremoto, sappiamo che una faglia scorre sull'altra, quindi scivola, si ha un allentamento veloce di quella che è la pressione, perché appunto c'è questo scivolamento delle faglie, e il risultato è che questi cristalli quindi si rilassano all'improvviso e emettono anche qui della corrente elettrica nel terreno. Corrente elettrica che può essere captata. Vi ricordate prima che vi ho detto che i soldati mettevano due elettrodi nel terreno, ascoltavano le correnti che correvano? Ebbene sì, e infatti la stessa cosa è stata fatta per quanto riguarda lo studio del terremoto dell'Aquila. Vicino all'Aquila ci sono diversi ricevitori di radio natura con gli elettrodi conficcati nel terreno, e questi elettrodi conficcati nel terreno hanno fatto vedere che durante le scosse, che le vedete molto bene qua, hanno dato praticamente dei picchi. Ci sono dei picchi prima e poi ci sono dei picchi più importanti, più interessanti, in corrispondenza del 6.2, che ovviamente è la scala che riguarda l'intensità del terremoto, 4.6, 5.5 e 4.5. Lo so, alcuni di voi mi diranno, è possibile quindi prevedere il terremoto? No, non almeno con questo sistema qua, nel senso che ci sono dei picchi, abbiamo dei picchi che
sono in anticipo rispetto appunto al vero e proprio terremoto, però questi picchi potrebbero essere dati da mille cose, non solo per forza dai cristalli di quarzo, e quindi non si riesce a discriminare chi è che sta generando questi picchi. E soprattutto non si sa quando sarà il momento in cui ci sarà il rilascio dell'energia elastica nel caso del terremoto. Una domanda? Prego. I picchi Thomas, rimetti l'audio per cortesia. Thomas, sei ammutolito, rimetti l'audio. Ok, ci sei. Niente, non me lo metteva, continuava a cliccare, non me lo metteva. Scusate, fatemi ripetere la domanda. Ti chiedevo, si sa bene male il tempo, cioè nei picchi prima, no? Che avete registrato durante sì, allora, ok, cioè, parliamo di range di tempo, un'ora, due ore. Sì, qua si è proprio negli attimi, poco prima, negli attimi, si parla proprio appunto di pochi minuti, non li abbiamo registrati noi, ovviamente questo qua, sono l'INGF che fa questo tipo di esperimenti. Ci sono comunque anche in altri momenti questi picchi, perché comunque sia i cristalli di quarzo continuano a essere in qualche modo compressi, schiacciati durante tutto il tempo. Sicuramente le intensità a un certo punto aumentano, poi aumentano talmente tanto che però quello è il momento del terremoto, è troppo tardi per dare l'allarme. Diciamo che non si può avere in questo caso una prevenzione, perlomeno per ora. Anche se allo studio di questi picchi stanno studiando quello che è il pattern, per vedere se si può ottenere qualcosa, anche se io sinceramente la vedo un po' grigia, però non si sa mai, insomma. Quindi non è possibile in questo modo prevedere il terremoto. Però è interessante vedere che comunque la Terra in qualche modo rilascia non solo energia elastica in questo caso, ma rilascia anche correnti elettriche e in questo caso anche elettromagnetismo. Qui mi soffermo velocemente perché questa qua era una presentazione un po' per tutti, astrofili compresi. Per gli astrofili non è così chiaro il discorso degli strati della ionosfera, mentre direi che insomma qui sono nel mondo dei radioamatori, quindi qua l'atmosfera e la ionosfera la conoscete molto bene, appunto si creano gli strati D e E durante il giorno, dovuto appunto alla ionizzazione del Sole, mentre di notte questi strati spariscono e si ha soltanto uno strato F che riunisce F1 e F2. Diciamo che Radio Natura, grazie appunto a quello che abbiamo sentito prima di Whistler, quindi a questi fischi che arrivano da lontano, questi fulmini che arrivano oltre 15.000 km, permettono in qualche modo di studiare, magari grossolanamente, quello che è la propagazione di queste onde e quindi di capire quanto sia ionizzata la ionosfera. Certo che ci sono dei metodi migliori in questo caso, però anche Radio Natura può dare il suo contributo. E niente, comunque è molto interessante capire questo perché a seconda di quanto è ionizzata l'atmosfera vuol dire che il Sole è più o meno agitato. Quindi per chi fa astronomia lo studio del Sole è uno studio molto importante. Ecco, qua mi soffermo poco perché qua conoscete molto bene l'argomento. Ecco, poi andiamo avanti. Dal cielo non cadono soltanto appunto i raggi ultravioletti, l'energia solare, eccetera, eccetera. Dal cielo arrivano anche altre forme di energia, tra cui le meteoriti e i raggi cosmici. Meteoriti sapete benissimo cosa sono, sono dei corpi, sono dei sassolini, diciamo così, sono delle rocce che entrano in atmosfera appunto e generano queste bellissime stelle cadenti, quelle che vedete ad agosto, non solo ad agosto, le più belle sono quelle che si vedono a novembre, peccato che è freddo e magari c'è la nebbia, ma sono le più belle a novembre, adesso tra un po' tenetevi pronti perché sarà bellissimo andare a vedere le stelle cadenti di novembre. E comunque detto questo, questi corpi che entrano in atmosfera entrano ad altissima velocità e sono in grado anche loro quindi di ionizzare l'aria che li circonda. Tant'è vero che questa bellissima coda che vedete qua
non è altro che materiale ionizzato. E quindi, come succedeva prima nelle aurore boreali, anche qua questo materiale ionizzato rilascia comunque sia energia di tipo elettromagnetico che è captabile. Non solo, anche i raggi cosmici, che sono raggi ad altissima energia, questi sono raggi veramente ad altissima energia, un'energia mostruosa, e quando entrano a contatto con la nostra atmosfera praticamente generano una valanga praticamente di sottoparticelle, eccetera, eccetera. E comunque anche questa forma di energia in qualche modo va a ionizzare, di questi rumori che ci sono, che vuole studiare bene. Appunto, ribaltano perché questa è una zona completamente ionizzata, quindi è conduttiva, piena di cariche elettriche. Cos'altro possiamo captare con i nostri ricevitori di radionatura? Allora, nella banda, che appunto è nella banda audio, insomma, nella parte da 0 a 20 kHz, diciamo così, sono presenti un sacco di rumori dell'uomo, quindi dai motorini che passano, a di tutto, perché scintillano, quindi si sente di tutto, però è possibile anche captare degli strani messaggi. Sono messaggi in codice Morse molto, 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 molto lento, che si dice vengano dai sottomarini. Sottomarini perché il sottomarino, nel momento che è sott'acqua, ovviamente non è in grado di ricevere le onde radio classiche, ma le onde di radionatura si propagano anche al di sotto del pelo dell'acqua. E quindi quando il sottomarino è immerso, srotola dietro di sé delle antenne chilometriche, perché sono proprio chilometri di cavo elettrico, che servono per continuare a rimanere in contatto con il comando, e quindi a ricevere queste onde. Cos'altro troviamo sempre in quelle bande lì? Troviamo anche tutti quelli che sono segnali che arrivano dalla vecchia radionavigazione, tipo i LORAN. I vecchi LORAN era un sistema di radionavigazione che permetteva appunto di spostarsi, era il GPS dell'epoca, e funzionava appunto su quelle che erano quelle frequenze lì, frequenze molto basse, ricevibili appunto in radionatura. Ancora adesso ci sono delle stazioni LORAN accese, non so per chi, non so per cosa, perché sono talmente, talmente vecchie come sistema, che però le mantengono accese, ed è possibile riceverle, e anche da casa si riceve. E poi, niente, i segnali artificiali, di segnali artificiali abbiamo anche degli esperimenti che vengono fatti, il famoso esperimento ARP, che dovrebbe essere quello per verificare se le onde a bassissima frequenza, come le VLF e le LF, sono in grado in qualche modo di modificare il clima. E quindi questa distesa che vedete di pali, tralicci, antenne è un esperimento che fu fatto per vedere se appunto questo genere di onde poteva in qualche modo modificare il clima, modificare qualcosa a livello della Terra. Si basava sul fatto che se è vero che in qualche modo la natura parla con noi con le onde, forse se noi trasmettiamo delle onde in qualche modo possiamo parlare con la natura. Ecco, diciamo, questa era un po' la filosofia che c'era dietro. Ovvio che lo studio era uno studio molto approfondito, molto più approfondito di solo questa piccola filosofia. Però insomma è interessante comunque anche vedere, perché ogni tanto si ricevono degli strani segnali. Quali sono i ricevitori che si usano per radionatura? Allora, ve l'ho detto prima, i ricevitori di radionatura sono per lo più degli amplificatori audio. Amplificatori audio che in passato, torniamo indietro, insomma, agli anni 90, erano fatti con transistor, con alcuni integrati, però che comunque erano rumorosi, perché dovete considerare che dietro c'è diversi tipi di rumore, da rumore termico, rumore all'interno proprio della circuiteria. E quindi era problematico una volta, si usavano dei ricevitori esterni, come quello che vedete qua. Questo è l'Inspire, in questo caso è il VLF3, fatto dalla NASA. Quindi questo penso che sia ancora acquistabile
sul sito della NASA, e è un ricevitore che va collegato tramite i suoi morsetti, i suoi picchetti di terra, o ha delle antenne loop gigantesche, quindi si possono fare anche dei loop giganteschi, oppure anche delle antenne filari vere e proprie, che appunto permettono di catturare questi segnali elettromagnetici che troviamo attorno a noi. E poi tramite le cuffie o tramite anche un'uscita era possibile collegarlo al computer e vedere quindi lo spettrogramma. Vi dico una cosa, al giorno d'oggi i computer moderni montano all'interno delle schede audio che sono veramente raffinate. Vi dico veramente raffinate perché hanno bassissimo rumore e soprattutto sono molto complesse, cioè permettono di abilitare mixer, non mixer, cose di questo tipo, insomma andare a fare dei filtri. E quindi forse acquistare un Inspire ormai è un po' fuori moda, diciamo così. Io ho provato sia l'Inspire che altri oggettini, però devo dire che non ho notato grandi differenze nel collegare i picchetti di terra direttamente alla presa audio del mio PC, quindi alla presa microfono del mio PC. La presa microfono del proprio PC magari la si separa con un piccolo trasformatore, si collegano i picchetti e la scheda del PC è abbastanza raffinata e silenziosa per poter captare la maggior parte dei rumori. Vi dico anche una cosa, che io ho fatto queste prove qui da 100, quindi comunque sia, anche avere un oggetto molto raffinato e molto silenzioso quando poi si è in mezzo a un'immensità di rumori generati dall'uomo, dalle fabbriche, dai motori, dagli inverter, dai LED e chi più ne ha chi ne metta, forse non ne vale neanche la pena. Però insomma, se uno è interessato può andare sul sito della NASA e cercare Inspire. Si trovano anche gli schemi, quindi se uno vuole se lo costruisce anche per conto suo. Una cosa carina di questo sistema è che al giorno d'oggi, grazie a internet, si possono collegare questi ricevitori in rete. Io posso collegare quindi il mio computer in rete e andare a raccogliere dati che arrivano da altri PC, come quelli che abbiamo visto prima dell'Aquila. E quindi andare a fare un'analisi sulla coerenza dei dati. Ad esempio, se io prima del terremoto misuro solo su uno di questi ricevitori un picco, probabilmente quel picco era qualcosa di locale. Mentre se lo misuro su tutti e tutti e tre sono sul territorio, forse effettivamente quel picco lì è un picco vero da prendere, è un picco che esiste, c'è. E quindi ecco, la possibilità di avere più ricevitori, più computer sul territorio e questi in qualche modo interagiscono con un server centrale nel quale vanno a scaricare i dati e poi questi dati vengono messi assieme per coerenza, permette di avere dei dati molto molto precisi, quindi di andare a vedere quello che si diceva prima per dire i pattern di quelli che sono i terremoti. No? E quindi insomma, poi si possono fare mille cose di questo tipo. Ecco. Dimmi. Solo un'informazione per tutti quelli qua che stanno ascoltando la conferenza. Un'info che se la sa, chiaramente. Parliamo di soldoni, uno che se lo volesse acquistare... Ascolta, io sento malissimo, sai? Ti sento lontano, lontano. Devi parlare un po' più vicino, forse. Pronto? Gian, ti ho perso. Oh là là, 1, 2, 3. Ecco, perfetto. Ho acceso il lineare, va bene. No, dicevo, anche perché è connesso alla videoconferenza, giusto se lo sai, in soldoni, uno che volesse acquistarsi un ricevitore del genere, parliamo di? Allora, parliamo di cifre che secondo me sono fuori di testa, perché sono cifre che comunque si accompagnano alle centinaia di dollari. Al centinaio di dollari, 150, non sono informato sugli ultimi prezzi, ma una volta era così. E sinceramente, per quello che c'è dentro, non ne vale, cioè, discutibile. Ok, no, ma era giusto così, tanto però, per avere un metro di misura. Sì, ecco, comunque l'ordine è quello lì, l'ordine è quello di una piccola radiolina. Ma vi dico, se voi prendete il vostro PC, vi collegate all'ingresso audio del PC, un piccolo trasformatore da 600 ohm, come quelli che si trovano, trasformatori audio. Oppure se volete fare una cosa proprio porca, li collegate direttamente all'interno della vostra scheda audio e andate a collocare i vostri picchetti o la vostra grande loop o la vostra filare, per dire, già potete ottenere delle cose molto, molto interessanti. Adesso dopo vi faccio vedere qualcosa di carino che ho tirato giù.
Comunque sì, i prezzi sono quelli lì. Ovviamente dietro c'è uno studio, c'è una scatolina, c'è un insieme di cose che i numeri sono molto bassi, quindi ovvio che rispetto ad altri oggetti mi viene a dire che è veramente fuori ordine di misura. Ecco. Però insomma, i numeri sono molto bassi, forse ci sta anche. Allora, io qua per quanto riguarda Radio Natura, io ho quasi finito, ecco, voglio farvi vedere solo questo qua, che è un segnale che io ogni tanto capto da casa, non so cosa sia, segnale strano, infatti se ho scritto strani segnali, ogni tanto mi trovo questi segnali, visto come è fatto e visto che ha diverse armoniche, io penso che sia qualcosa che sia qui in zona, che si accende e si spegne, boh, qualche faretto, un qualche oggetto di questo tipo. Però ecco, se siete su Radio Natura ogni tanto captate questo. Questo è un segnale che io capto molto spesso, quindi è interessante da capire che roba sia. Vi dico una cosa, Radio Natura, per chi è interessato, è un qualcosa di poco studiato, di veramente poco studiato. Ci sono tantissimi studi sulle onde di ogni tipo, ma su Radio Natura c'è veramente pochi studi. Questo significa che c'è ancora tantissimo da scoprire, nonostante che siano le onde elettromagnetiche sono conosciute da tanto tempo, quelle di Radio Natura sono state studiate pochissimo. La cosa bella è che sono facilmente anche studiabili da chiunque, perché costruirsi un amplificatore audio è veramente una sciocchezza, oppure anche usare quello del PC. Però son poco studiate, non c'è questo studio così serrato come su altri argomenti. E quindi c'è ancora spazio per scoprire, c'è ancora spazio per magari guadagnarsi un piccolo titolo sui libri di radiotecnica, il nome sul proprio libro radiotecnica. Insomma, non lo so, c'è ancora tanto da fare. Ecco, io nel frattempo mi sto dando da fare nel tempo libero, per qual tempo sempre tiranno, e vi posso dire, ecco, che qualcosa di interessante si vede sempre, ecco, se accendete il vostro ricevitore Radio Natura. Prima, ecco, di finire, voglio farvi vedere qualche video interessante. Allora, vediamo. Adesso provo a togliere qua, perché altrimenti non riuscite a vederlo. Ecco, questo vi faccio vedere i segnali strani. Questo è il segnale strano che ricevo. Quindi ecco, si ricevono questo tipo di segnali molto particolari. E poi vabbè, vi faccio vedere qualcos'altro che magari è interessante per chi fa appunto per radioamatori, perché questo è un radioamatore che si è messo a fare lo studio di Radio Natura, si è costruito il suo oggettino. Dovrebbe essere qui della zona. Visto questo qua, IW3, quindi è della zona Veneto, se non sbaglio. Secondo me, visto lì così, boh, mi sembrava quasi sul Po, non lo so. e niente, si è costruito il suo amplificatore audio, se l'è collegato in questo caso a un'antenna stilo, quello che sentite sono molte statiche, perché appunto l'antenna stilo, a differenza della loop, cattura anche la parte delle statiche. Quindi è proprio l'elettricità statica che arriva a sbattere sull'antenna. E niente, sta portando avanti i suoi studi, molto interessanti, perché poi, come vedete, si è costruito i suoi oggetti. Quindi c'è anche tanto da fare per quanto riguarda l'autocostruzione. Ecco. Quindi Radio Natura offre tante belle cose, offre ancora tanto da scoprire e tante cose da fare ancora. Ecco. Non siamo soltanto alla stregua di diventare dei pigiatasti dietro una radio che è già fatta, già pronta, già collaudata, ma anzi ci permette appunto di metterci del nostro, ecco.
Quindi niente, io con questo ho concluso, se ci sono delle domande, pronti via.